Prima di cominciare voglio chiarire una cosa. Parleremo in modo informale, senza badare a età e posizione sociale. Useremo dei soprannomi, anziché i nomi veri. A me non dispiace usare dei soprannomi, ma essere informali a che cosa serve? È più sicuro non conoscere l'identità degli altri per ogni evenienza. Che ne dite di usare nomi di città, magari una città in cui vorreste andare a vivere dopo che sarete diventati ricchi? O che vi piace, sceglietene una. Fantastico! Ho sempre voluto andare lì per vedere il carnevale. E la cosa più forte del carnevale è la samba! Quello che sembra un idolo del K-pop è Rio. È un pessimo ballerino. Ma un hacker incredibile, a quanto pare. Denver! Perché è vicino alle montagne rocciose, Rocky Mountains. Rocky, avete presente Rocky? È sempre stato il mio film preferito. Bam! 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 Quel film è ambientato a Filadelfia, però. Ah, davvero? Filadelfia. È troppo lungo. Denver suona molto più cazzuto. Quello che sembra un po' scemo è Denver. Viene dai combattimenti clandestini. Metteva tutti KO nei fight club clandestini, compresi gli scommettitori che puntavano su di lui, e poi spariva. Per tutta la vita la mia defunta madre ha sognato di... Ecco, prendere un treno da Busan che passasse per Pyongyang, ecco qui, e che alla fine arrivasse a Mosca. Mamma. Quell'uomo è Mosca. È il padre di Denver. Faceva il minatore, quindi è un esperto di scavi. Per questo motivo è finito qui. E che cosa è qui? Un vicolo cieco della sua vita. In Africa? La maestosità di madre natura. Non si può descrivere a parole. È una zona famosa per i diamanti. Nairobi. Tutto quello che dice è una bugia. È una maga della falsificazione. Dice di aver preso parte a tutti i crimini più famosi. Ma per me è solo un artista della truffa. Ma che fai? Non riesci nemmeno a trovarla. Mi hai messo le mani addosso? Smettetela, basta così! Vuoi batterti? Quei due strani soggetti sono Helsinki e Oslo. Due criminali di Yambian. Si dice che abbiano fatto fuori tutta la loro gang e che poi siano scappati. Berlino. Lui ha la capacità di far innervosire chiunque. Viene dal campo di concentramento di Techon, da cui esce solo da morto. Com'è finito qui, vi chiederete? Credo che sia la persona più ricercata della storia della Corea del Nord. Tokyo. Ma perché proprio Tokyo? Con tanti posti al mondo? Perché faremo cose molto brutte.